Ed ecco una radiotrasmittente in AM, costruita 15 anni fa, che ho avuto qui in riparazione in questi giorni con DDS a frequenza diretta. È stata costruita tutta su un'unica basetta di rame, come si faceva con i CB negli anni 70. Guardiamo alcuni particolari della costruzione. DDS con amplificazione. Una prima amplificazione che permette di regolare il segnale, classe A, filtraggio, un push-pull di 2N3866 da 200 mW in classe A, e qui sotto c'è il finalino con due RF510 e i filtri di banda. Ovviamente con delle ventole sia sul finale che sul driver, la vedete qua piccola, perché in classe A bisogna dissipare il calore. Alcune particolarità del trasmettitore in AM: dall'altra parte l'ingresso della bassa frequenza viene amplificata da un LM380 perfettamente accordato ai 50 ohm con un circuito LC. Questo piccolo trimmer va a regolare la modulazione in bassa frequenza. E qui il famoso circuito ponte con due splitter e un partitore resistivo, quindi viene riniettata il segnale dopo il mix bilanciato della RF, in maniera da ottenere la M, se no avremmo la doppia banda laterale. Il tutto perfettamente funzionante da 0 fino a circa 10 mega, da 0 a 10 watt.